Rieccoci in diretta, sempre per quanto riguarda la nostra maratona 8 marzo, donne e lavoro. Già tanti ospiti abbiamo avuto, abbiamo insomma declinato un po' l'attività dell'investitore e del risparmiatore al femminile, quindi investitrice e risparmiatrice. Abbiamo parlato di come si debba utilizzare, diciamo, questa giornata e di come si debba celebrare questa giornata con il linguaggio giusto, senza insomma diciamo imbattersi in banalità anche a livello di contenuti e di comunicazioni. Abbiamo parlato di violenza sulle donne e di accoglienza, perché quello che accade in Ucraina e diciamo il flusso di persone che stanno per raggiungere, insomma, i confini del paese, anzi, molti dei quali hanno già raggiunti, sono soprattutto donne, bimbe e bambine e bambini. Abbiamo parlato della violenza, poi evidentemente a qualcuno che ha già scritto non gli è piaciuto che abbiamo parlato anche di violenza sulle donne, ce ne faremo una ragione, ovviamente. E poi, insomma, il tema di alcuni dei settori lavorativi, dato che donne e lavoro, più complicati o quantomeno più interessanti da approfondire, declinandoli appunto al femminile per capire se insomma il risparmio gestito è donna o anche la consulenza finanziaria. Adesso è il momento di un altro tema che lo potete vedere sempre dal nostro titolo. Che cos'è la carta Donne in Banca promossa da ABI? Ne parliamo con Emanuele Di Palma, primo uomo ospite questa mattina, quindi è un piacere averla qui presidente, perché Emanuele è presidente BCC San Marzano di San Giuseppe. Presidente, buongiorno e grazie per la Buongiorno a voi disponibilità. Credito tutti. cooperativo italiano, ovviamente. E allora, di che cosa si tratta? Che cos'è la carta La Donna in Banca promossa da ABI e come si pone, insomma, il suo istituto nei confronti di questo documento? Un'iniziativa molto importante questa dell'ABI perché pone le donne all'interno della banca, questa volta non come clienti ma come lavoratrici. Quindi cosa intende fare l'ABI? Intende promuovere il lavoro delle donne. Si è sempre pensato che l'ambiente in banca sia un ambiente maschilista dove gli uomini la fanno da padrone, e invece se andiamo a guardare bene i numeri, andiamo a guardare bene le situazioni, così non è. Le donne sono sempre più importanti come lavoratrici in banca, sono sempre in maggior numero, ma cosa più importante, sono sempre più in posti di importanza all'interno della carriera bancaria. Anche dal nostro punto di vista, come Banca del Territorio, abbiamo sempre promosso il lavoro al femminile e non è un caso che nella nostra banca già oggi il 40% delle risorse impiegate sono donne e molte delle quali anche in posizione di vertice. Dunque, insomma, Credito Cooperativo San Marzano aderisce ovviamente alla carta Donne in Banca. Prima ci diceva, insomma, che l'ambiente tendenzialmente viene considerato maschilista e ci ha dato già qualche dato, insomma, sul suo istituto, che in qualche modo va nella direzione contraria. E allora, in che modo, insomma, quali sono le attività che San Marzano diciamo, ha in mente, ha in programma, magari proprio anche per quanto riguarda l'8 marzo, insomma, se c'è qualcosa, ecco, che bolle in pentola, Presidente? Sì, assolutamente. Nel quotidiano ovviamente cerchiamo di proporre la formazione al femminile delle nostre colleghe, quindi la possibilità che la loro professionalità si incrementi attraverso corsi ad hoc e una preparazione specifica. Per quanto riguarda invece le iniziative sul tema, noi da sempre promuoviamo sul territorio incontro con autori importanti che abbiano appunto qualcosa da dire al di là di quello che hanno scritto nei loro libri. Oggi in particolare ospiteremo la dottoressa Gabriella Nobile a Taranto al Teatro Orfeo, insieme con Gerardo Colombo che ha scritto la prefazione al suo libro, in un incontro appunto con l'autrice dove si parlerà dei contenuti del suo libro che proprio in occasione dell'8 marzo sono relativi
alla figura della donna, alla possibilità che le donne si affermino nella società e nel posto di lavoro sempre di più, con uno sguardo rivolto ovviamente in termini più generali ad evitare qualsiasi tipo di discriminazione. Un incontro molto interessante al quale seguirà poi il 2 aprile un incontro con Mirta Merlino, che anch'essa ha scritto un libro importante per quello che riguarda la violenza, in questo caso purtroppo sulle donne, e l'ascolteremo con favore. Mirta Merlino, che beh, insomma, è anche una firma, diciamo, dell'economia raccontata in televisione, e, insomma, autrice appunto di un libro che è Donne che sfidano la tempesta, sempre a Taranto. Parliamo appunto di Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe. Presidente, mi permetta, non dico una battuta, ma insomma di provare a uscire un attimo fuori dal seminario, ma mi incuriosisce anche capire un po' dal suo punto di vista, in qualità di presidente di un istituto bancario, appunto diceva le banche sono tendenzialmente ambienti considerate maschilisti, ma le donne che entrano magari e che fanno, diciamo, magari anche al primo lavoro, insomma, al primo impiego, che entrano appunto in banca, dimostrano, dice, come, qual è la loro percezione? Cioè, temono che questo ambiente sia effettivamente come viene percepito, evidentemente in maniera errata, oppure c'è una conoscenza? Insomma, l'approccio alla banca avviene consapevolmente. Beh, le nostre giovani colleghe ovviamente pagano lo scotto del noviziato nel momento in cui si approcciano ad un ambiente bancario, e sarà facile poi notare che l'ambiente è fatto essenzialmente, specialmente nei posti di comando, da uomini. Poi, col passare delle settimane, con l'inserimento, con la formazione, si rendono conto che le opportunità invece ci sono, anzi che in molti casi il fatto di essere donna diventa addirittura un vantaggio nell'inserimento nel posto di lavoro, proprio perché il nostro pubblico ormai, i nostri clienti, sono normalmente persone di una certa età, dove obiettivamente per quello che riguarda le donne c'è una maggiore capacità di interfacciarsi. Lo spirito femminile obiettivamente agevola nel lavoro in banca. Quindi sono certo che le nostre colleghe, passato il primo impatto, si trovano bene nel nostro ambiente e riescono, come riescono, a fare un'ottima carriera. Molto chiaro, Presidente, grazie. E peraltro, insomma, siccome poco fa, sempre dal sito bccsanmarzano.it, c'era il volto di Mirta Merlino coperto, ecco, siamo riusciti a migliorare quantomeno per chi magari non la conoscesse o avesse in mente il nome ma non riuscisse ad affiancarlo a un volto. Eccolo qua, sabato 2 aprile, è sempre appuntamento a Taranto, Teatro Orfeo, organizzato appunto dalla BCC San Marzano. Presidente, ne approfitto. Approfitto della sua presenza anche per parlare un po' del bilancio 2021 del suo istituto, perché insomma è notizia di qualche giorno fa, è Sì, pubblicazione di qualche giorno fa, chiedo scusa. abbiamo chiuso il 2021. Il 2021 è stato un anno complesso dal punto di vista economico, un anno, come sappiamo, in cui la parte del leone l'ha fatto il Covid, ma nonostante questo, anzi, proprio in relazione al Covid, lo spirito di una banca del territorio è stato esaltato perché siamo stati sempre più vicini ai nostri clienti. I nostri clienti, ovviamente, specialmente per quello che riguarda le piccole e medie aziende, che sono quelle che hanno maggiormente sofferto. Nonostante questo, siamo riusciti a chiudere con un ottimo utile di bilancio, ma cosa più importante che ci inorgoglisce è che gli impieghi sul territorio sono saliti del 6% e la raccolta del 3%. Questo dimostra ancora una volta come
come la fiducia nelle banche del territorio sia elevata nel momento stesso però in cui le banche del territorio fanno la loro parte, sono vicine effettivamente, quindi non soltanto con le parole, ma con i fatti, con gli impieghi sulla clientela, clientela che come abbiamo già detto negli ultimi 2 anni, specialmente nelle piccole e medie aziende, ha molto sofferto. Quindi riteniamo il 2021 un anno estremamente positivo. Certamente sul 2022 aleggia l'ombra di questa guerra che obiettivamente facciamo veramente fatica a capire, ma cercheremo anche in questo caso di essere vicini alle esigenze del nostro territorio e speriamo che tutto finisca rapidamente e si possa guardare con ottimismo al prossimo futuro. È ovvio che insomma il conflitto ha un po', diciamo così, cambiato le carte in tavola. Parlando di banche, insomma, sembrava, non dico infinita, ma sembrava chiara, insomma, la direzione, ad esempio, che avrebbero intrapreso i titoli di società come Unicredit, come Banco BPM. Insomma, in virtù delle fusioni si è parlato di tanti rumors, in realtà lo si fa ancora, ma ovviamente sono passati in secondo piano, tant'è che insomma Unicredit ha smarrito parecchio diciamo in borsa. Però non è di questo che volevo, non è questo che volevo chiederle, Presidente, prima di salutarci. In generale il Covid, l'ha anche ricordato lei nella spiegazione, insomma, del bilancio 2021, ha cambiato proprio l'approccio, insomma, del cliente, e abbiamo visto come molte banche, insomma, si stiano avvicinando sempre di più, diciamo, all'home banking e alla soluzione diciamo, in cui si può fare a meno dello sportello. Chiedo, insomma, dal suo punto di vista, o meglio, chiedo il suo istituto quale direzione intende intraprendere o ha deciso di intraprendere, insomma, se avvicinarsi anch'esso sempre di più alla, diciamo, consulenza online e quindi alla mancanza, diciamo, del supporto anche fisico e quindi, insomma, la chiusura dei vari sportelli che abbiamo visto, insomma, anche in altre fusioni appena avvenuto, o se invece, ecco, se avete state lavorando su qualcos'altro. Prima di salutarci, Presidente. Sì, la banca online ovviamente è il presente e sarà il futuro. La possibilità quindi di operare senza la presenza fisica la continueremo a perseguire, ma come banca del territorio non possiamo dimenticare Certo. che l'approccio fisico con i nostri clienti, specialmente per sentirne le esigenze, per sentire quelle che possono essere le loro volontà, le loro possibilità, le loro speranze anche per il futuro, non possono evitarci il rapporto umano. Anzi, noi lo favoriamo, il rapporto umano, continuiamo a mantenere inalterato il numero delle filiali, anzi a renderle più accoglienti, a rendere sempre migliore la relazione con il cliente. Una banca del territorio deve essere vicina ai clienti, sì, da un punto di vista informatico, e quello lo facciamo, ma anche da un punto di vista fisico, specialmente dopo 2 anni di pandemia che ci ha visto allontanare dalla nostra clientela per necessità, ma speriamo di poter rientrare rapidamente in contatto con loro e quindi svolgere appieno il nostro ruolo di banca vicina alle persone. Beh, due concetti chiave, l'home banking che è il presente, non solo il futuro, ma il presente, e in questo direi che siamo d'accordo, e anche come la banca del territorio debba essere inevitabilmente, insomma, vicina al cliente. Scusate, e in questo senso, insomma, stiamo parlando appunto con il presidente Emanuele Di Palma del Banca Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe. Abbiamo parlato anche della carta Donne in Banca sul sito, sulla homepage del bccsanmarzano.it. Per chi fosse interessato, potete trovarlo, viene linkato sulla homepage Donne in Banca, valorizzare la diversità di genere, firmato Associazione Bancaria Italiana. E quindi, insomma, c'è tutto quello che serve per approfondire il tema. Presidente, grazie per essere stato qui con noi e per averci raccontato un po' le strategie e il bilancio, insomma, di una banca del territorio, ma non per questo meno importante, magari, di quelle che ogni giorno raccontiamo anche per motivi, insomma, di cronaca dei mercati finanziari. Buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi, buona giornata.